che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. Ciao Fiorella, innanzitutto bentornata sul Music Italia. Grazie. Eccoci grazie qua. Personale, un album che hai definito in conferenza stampa un album d'amore e di speranza. Beh sì, lo è. In realtà io lo definisco un album d'amore. D'amore nel senso più ampio del termine. Non solo amore tra due persone, amori che nascono, amori che finiscono, ma anche amore nel senso più ampio del termine. Amore verso il prossimo e verso... appunto è anche un disco che parla di speranza, come hai detto tu. In effetti quello che colpisce è anche come riescano a convivere degli autori così diversi, degli autori più giovani, come per esempio mi viene in mente Federica Abbate, o autori storici del tuo repertorio, come per esempio Ivano Fossati, passando poi per quelli che sono Cheope, oppure Bungaro, piuttosto che Cesare Chiodo. Beh, evidentemente se c'è un filo conduttore è perché evidentemente nell'aria si respira questa voglia di speranza, appunto, e di amore, perché non a caso sono tutti diversi, ma Luca Barbarossa parla di quella canzone e dice con le carezze facciamo opposizione. Anche Federica Amara, Abbate sì. Con resistenza, Amara con il peso del coraggio, cioè ci sono tanti riferimenti a questo momento storico, per cui ecco perché si amalgamano, perché in realtà nella testa delle persone c'è sempre lo stesso pensiero, che in questo momento è questo, è quello di reagire a questo clima un po' di tensione che si respira, in questo clima un po' di intolleranza, se non a volte proprio di odio. Ci sono due brani che portano nel titolo Nomi di donne e poi c'è un brano come Carillon che è una critica nei confronti dell'atteggiamento di certe donne. Può essere considerato secondo te un album femminile, personale? Beh, tutti gli album poi cantati da me diventano album femminile, perché è normale che anche le canzoni che non sono state pensate per le donne poi filtrate attraverso di me sono canzoni di donne, storie di donne. E nella canzone Carillon è una canzone che è molto amara, ma mi è piaciuta perché non è una canzone consolatoria, cioè è un atto d'accusa, cioè vivi quello che stai vivendo, vivi male, la tua vita non gira, stai incastrata in questa spirale di violenza, ma tu comunque gli riaprirai la porta, tornerà e tu gli riaprirai la porta. Per cui è un grande spunto di riflessione ed è la prima volta che canto una canzone come questa che non è consolatoria, che alla fine la donna non si riscatta, ma è un'accusa anche a noi stesse di riflettere su questo, del perché noi comunque gli riapriamo sempre la porta. Qual è il meccanismo che ci porta a subire per forza ogni volta e ancora una e ancora una, in certi casi per sempre, in certi casi a volte ci si ribella ma sempre troppo tardi, questa canzone ci fa riflettere a noi, tra di noi, a noi donne. Ed è una presa di coscienza di come si sia tornati indietro invece di crescere. Oddio, questo sì. Io non pensavo che nel 2019, nel terzo millennio, noi saremmo ritornate di nuovo a ridiscutere diritti che sembravano già acquisiti da tanti anni, e non pensavo che ci dovessimo di nuovo confrontare con gente che ci vorrebbe riportare al focolare domestico. Addirittura ho sentito di incentivi a fare figli, incentivi pecuniari sul fare figli, e se più figli, più soldi. Mi sembra di tornare a tempi che mi raccontava mio padre, ecco. Per cui siamo di nuovo qui a di nuovo a scendere in piazza per gli stessi diritti di prima. Non pensavo onestamente, però non passeranno. Guarda, sono certa che le donne non lo faranno passare. Però il rovescio della medaglia è che c'è una coscienza civile, una volontà comunque di andare oltre, di cambiare le cose, che per esempio nel peso del coraggio e anche in resistenza è molto chiara. Sì, se c'è una cosa positiva in questo periodo così difficile è che sento dei focolai di ribellione, di presa di coscienza, di partecipazione, che era tanto tempo che non sentivo. Cioè, gente, in questo momento si sta,
riunendo, si sta avvicinando. E ci fiutiamo come animali per sentire se la pensiamo, se, quanti siamo a pensarla in questo modo. E siamo tanti, noi parliamo sempre di quella Italia, ma c'è anche un'altra Italia, ringraziando Dio, un'Italia che è generosa, un'Italia che si pone il problema, che non ha soluzioni, perché non so quale soluzione ci può essere, per esempio, a questo problema migratorio, e non meno, che meno ce l'ho io, ma almeno c'è tanta gente che non è mossa da istinti, da brutti istinti, ecco. C'è tanta gente che è mossa dalla compassione, dal voler conoscere l'altro, da cercare di capirci, di guardarci, riconoscerci come esseri umani. Ce n'è tanta. E questa altra Italia vedo che si sta compattando, si sta ribellando a questo clima che si respira. In effetti Gaber cantava la libertà e partecipazione, e questo credo che sia il messaggio del peso del coraggio. Sì, peso del coraggio, e questo è quello che dice, ma soprattutto è che ognuno porta sulla propria schiena il peso del suo coraggio, perché ognuno deve fare la sua parte in questa grande scena, come diceva appunto. Questa canzone viene da una lunga conversazione che feci con Amara prima che scrivesse questa canzone. Ognuno deve fare la sua parte, ognuno deve fare il suo, ognuno come può, ognuno dove può, e ognuno con i mezzi che ha e con il mestiere che fa. Ma tutti dobbiamo giocare adesso la nostra parte, perché non possiamo più dire io non c'ero, non ho visto, non lo sapevo. Sappiamo. Siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità, siamo in diritto di cambiare tutto e di ricominciare. Degli arrangiamenti è un album dove convivono molto bene le chitarre con la fisarmonica, tra l'altro in un brano molto bello Bellissimo, di di Antonello Fossati. Sali. Sì, in effetti bellissimo quella E Antonello fisarmonica. Salis ha fatto quella solo di fisarmonica che proprio ci ha tanto divertito durante la registrazione. Si divertiranno i musicisti in Ah, tour su questo sì, è un pezzo. po' una forza della natura. Comunque è un disco molto suonato, l'elettronica in questo caso è forse presente in un brano in maniera preponderante, che è il senso, mentre invece per il resto c'è solamente un accenno di elettronica. Sì, c'è, ma è usata con parsimonia, mentre l'altro era molto più elettronico, questo è molto più suonato, ecco, non si può dire acustico perché non è un disco acustico, però è molto più suonato. È una scelta, abbiamo fatto questa scelta. Penso che la prossima tournée sarà una tournée in cui i musicisti avranno anche molto spazio per esprimersi. Tutti non vedono l'ora di riportare sul palco il pezzo di Ivano, perché è quello dove i musicisti si divertono di più. I Sarà. testi, sì, i testi sono sempre più legati ad immagini, ho trovato su questo testo, che in qualche modo possiamo rilanciare quella che è la tua passione per la fotografia, è personale, poi comunque anche il titolo ricorda quella che è una tua nuova passione. Sì, questa passione che ho scoperto da poco tempo a questa parte, non sono neanche 2 anni, che mi sta appunto appassionando in maniera che non credevo fosse possibile. Cioè, è proprio vero che non c'è età per scoprire nuove passioni, a parte quella della musica che mi accompagna ormai da quando sono nata, ma non pensavo di dover potermi appassionare a qualcos'altro che non fosse appunto la musica in questo modo. Invece la fotografia proprio mi sta appassionando talmente tanto che ho cambiato anche il modo con cui cammino per la strada. Cioè, prima camminavo distratta, adesso sembro un cacciatore. Mi guardo intorno e vedo se c'è uno scorcio, se c'è un taglio di luce, se c'è un vicolo, se c'è un bambino, se c'è una persona, se c'è uno sotto al lampione fermo. Cioè, ho sempre la macchina con me, per cui mi ha cambiato un po' la prospettiva con la quale guardo il mondo. Non mi aspettavo di doverlo mettere su un disco, devo dire che io non ci avevo pensato, sono stati i miei collaboratori che vedendo le mie foto mi hanno detto: ma perché non le metti sul disco? Io all'inizio no, ero reticente perché ero e sono una dilettante, non sono certo una fotografa professionista, per cui avevo un po' di pudore nel poter mettere in un disco che tutti vedevano le mie foto, perché fino ad allora avevo aperto un profilo Instagram che si chiamava Malaghetta, per cui non aveva il mio nome, nessuno sapeva che quelle foto erano le mie, e mi divertivo lì a pubblicarle, a vedere se c'era qualche fotografo che mi metteva qualche like per capire se stavo lavorando bene o no. E poi mi hanno insistito finché ho detto: vabbè, ma in fondo perché no?
Abbiamo chiamato personale il disco proprio per ricondurci a una personale fotografica. La grafica anche ricorda quelle scatole dove si mettevano le foto una volta quando le foto, quelle scatole rigide, quando le foto ancora si stampavano. Ed è stato divertente anche scegliere tra le mie foto quelle che mi sembravano giuste per i testi che stavo cantando. Non è stato facile perché sono state giorni e giorni a guardare foto, ma poi ho scelto quelle che avevano un senso, secondo me, che con quell'immagine ben poteva dare senso anche alle parole che cantavo nelle canzoni. Per cui è stato molto divertente. Poi vederle oggi stampate, non le avevo mai viste stampate, ma solo nello schermo del computer. Vederle oggi stampate, tutte proiettate, tutte messe nelle pareti, la gente che si fermava a guardarle, mi ha dato una soddisfazione, sembrava una bambina, ero felice come una bambina. Fiorella, grazie mille. A questo punto ci vedremo in tour. Buona Grazie, musica, gran grazie. bel E disco. buone foto. Grazie mille, sei molto gentile. Ognuno gioca la sua parte in questa grande scena. Ognuno ha i suoi diritti, ognuno ha la sua schiena. Per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio, il peso del coraggio.